Fratelli carissimi, oggi possiamo scoprire la meraviglia che è la volontà del Padre e che coincide esattamente con il tuo desiderio più profondo, con il desiderio più profondo di ogni uomo. Se vuoi, puoi guarirmi, lo voglio, guarisci. Questo dialogo breve, essenziale, c'è tutto il rapporto tra la sposa e lo sposo, il rapporto intimo che si dà nella Chiesa, tra i lebbrosi, da quelli che hanno perduto la comunione con Dio e quindi hanno perduto la comunione con gli uomini. I rabbini chiamavano i lebbrosi morti che respirano, come tutti noi, no? Che siamo morti ma continuiamo a respirare, abbiamo una vita vegetale, c'è questa regressione a uno stato quasi preumano, che è quello di chi si siede sulla coscienza, quello di chi per esempio afferma che l'aborto non è un omicidio a livello culturale, no? Ma lo stato nostro di tutti i giorni, quando i nostri ragionamenti, dettati dalla carne, dettati dai sentimenti, dettati dalla passione, dalla nostra debolezza, dalla morbosità, dalla cultura, eccetera, ci fanno sedere sulla nostra anima, fratelli. Condiscendiamo alla tentazione suadente del demonio che stimola le nostre paure, le nostre angosce, che si infila per farci dubitare di Dio e ci spinge, proprio ci spinge con violenza contro il muro della menzogna, quel muro che ci separa poi dagli altri. Un lebbroso era un separato, viveva in regioni deserte e non a caso il Signore, per la sua compassione, a causa della fama che lo precedeva, quella fama che scaturiva da questa compassione, cioè dal suo patire con tutti noi, lo spinge ad andare nel deserto, cioè è la compassione che lo spinge nel luogo dove risiedeva solo questo lebbroso, come tutti i lebbrosi. Per questo Gesù fa della nostra solitudine, della nostra separazione dal Dio e dagli uomini, il suo luogo, dove tutti accorrono, dove tutti cercano, dove tutti possono cercare la compassione, possono cercare la misericordia, perché la parola originale greca rimanda al seno di una madre, esattamente come quella ebraica, rahamin, le viscere della madre. Cioè c'è un cuore materno in Gesù Cristo e le viscere di una madre accolgono, no? Il seno di una madre accoglie il seme del padre per gestare e dare alla luce la vita a una persona, una vita nuova. Ebbene, proprio quel posto dove tu ed io siamo obbligati ad abitare perché spinti dall'inganno del demonio, quel luogo dove ci lecchiamo le ferite, dove ci piangiamo addosso, dove ci sentiamo gli unici sofferenti, gli unici dolenti di questo mondo, perché le situazioni avverse, perché la malattia, perché quell'amica continua a insultarti, continua a metterti in ridicolo, perché ti ha lasciato il fidanzato, o peggio, perché tuo marito se n'è andato, o tua moglie ti ha tradito, o perché hai visto disintegrarsi i tuoi piani davanti a te, non ti hanno promosso, no, assolutamente, non hai figli, sei sposata già da tanto tempo e niente, non vengono figli e ti senti frustrata, ti senti una donna a metà, ti senti una donna incompleta, irrealizzata, eccetera. Tutto quello che il demonio usa per dirti che Dio non ti ama e ti spinge a rinchiuderti, a leccarti le ferite e ti separa, perché questa impurità legale, legata alla lebbra, impedisce il culto, impedisce la lode, impedisce la partecipazione alle liturgie, impedisce di benedire il Signore, perché è chiaro, vedi solo pustole, vedi solo la carne che si va disfacendo nei vizi, nei peccati, nelle mormorazioni, nei giudizi, nei rancori, nelle mormorazioni. E come fai? Che ha un cuore pieno di astio, pieno di livore, pieno di rivendicazione, non può benedire Dio, perché vede in lui e nei suoi eponimi, che sono poi i fratelli, vede soltanto nemici, nemici da cui difendersi, no? Bene, questo luogo dove abitiamo, che è la stanza del tuo ufficio, che è il banco del mercato, che è il posto della metropolitana, che è il tuo posto nella famiglia o nella scuola o dove sia, questo diventa questo luogo deserto e solitario, dove non c'è vita, ma soltanto un respiro flebile, è il luogo dove Cristo viene a prendere da quel respiro, che ancora proviene da uno che in fondo dentro è morto, lo spunto per ridare vita, per ridare speranza, per ridare certezza, per ridare solidità, per ridare dignità. Lo voglio, capisci che la volontà di Dio è ciò che tu vuoi, dietro a ogni rivendicazione, dietro a ogni peccato, c'è un desiderio profondo di uscire da questa impasse, di uscire da questa solitudine. Cerchiamo col peccato di riempirci e non ci riusciamo.
Ebbene, oggi tu puoi incontrare Cristo, oggi tu puoi avere questa esperienza, fare questa esperienza, avere davanti a te Cristo attraverso la Chiesa, attraverso questa parola, Cristo che è l'unico che ha compassione di te, è l'unico che non ti allontana. Venne a lui un lebbroso, e quello che si sarebbe dovuto fare, quello che un rabbino avrebbe dovuto fare era scacciarlo, allontanarsi da lui, era impuro, figurati, un maestro che ti mette a parlare con un lebbroso non esiste. E invece no, questa è la compassione, e questo lebbroso intercetta in questa attitudine di accoglienza del Signore la sua compassione, si butta dentro le viscere di misericordia di Dio, che si manifesta, e manifestano a lui, si fanno presenti a lui attraverso il nostro Signore Gesù Cristo, che per noi è il corpo benedetto che è la Chiesa, dove tu ed io possiamo gettare la nostra lebbra, dove noi possiamo gettarci a corpo morto, sicuri, certi, e lui ci accoglie. Allora puoi dirgli: io voglio questo, capisci? Io voglio essere guarito. Tu puoi guarirmi, tu sei l'unico che puoi guarirmi, perché sei l'unico che mi ama, sei l'unico che non mi disprezza, sei l'unico che non mi allontana. Tu sei l'unico che ha deciso di fare della mia lebbra la tua abitazione, la tua casa, la tua dimora. Sei l'unico che viene a me, cioè la tua compassione ti ha spinto verso di me. Eccomi, io so che tu puoi. Allora questo desiderio profondo che c'è nel nostro cuore innesca il compimento della volontà di Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo, cioè attraverso la Chiesa, attraverso i sacramenti, attraverso la comunione, attraverso la parola stessa. Perché questa parola ha un potere, no? Lo voglio, guarisci, e all'istante questo uomo è guarito. Cioè c'è un potere nella parola che non c'è in nessun'altra parola umana. Allora, fratelli, la nostra vita è destinata a questo miracolo, a questo segno, la guarigione profonda del nostro cuore, la salvezza profonda della nostra anima sulla quale ci siamo seduti. E questo genera automaticamente, naturalmente la missione, genera naturalmente il Vangelo, genera naturalmente lo zelo per il Vangelo. Uno che è stato guarito non può non annunciarlo. Se non annuncia, se rimane chiuso in se stesso, vuol dire che continua la sua lebbra interiore. Molte volte noi siamo stati guariti, molte volte noi siamo stati salvati da tante situazioni, eppure nel nostro cuore non siamo aperti veramente a Cristo, ci siamo rinchiusi ancora, siamo rimasti ancora abbarbicati, o abbiamo ricevuto nuovamente alla menzogna del demonio. Chi non evangelizza, cioè chi non diventa un segno della misericordia di Dio, non è stato guarito. Hai voglia tu? Chi continua a giudicare, chi continua a mormorare, chi continua a escludere gli altri dalla propria vita, non è stato, non ha sperimentato veramente la guarigione interiore profonda, quella alla quale siamo chiamati, per la quale il Signore viene oggi, anche oggi, alla nostra vita. Quest'uomo va e comincia a divulgare la notizia di Cristo. Gesù non avrebbe voluto, no? Ha detto: guarda, vai dai sacerdoti, perché lì c'è un percorso legale per cui un miracolo, un segno doveva essere certificato, e quest'uomo, attraverso un'offerta, attraverso il mostrare i segni della guarigione, cioè che non ci sono più le pustole, che laddove era malato ora è sano, può essere reintegrato nella comunione. Ma questo uomo è diventato bambino, è un piccolo, si sa che i bambini non sanno tenere i segreti, no? Non sanno mantenere i segreti, ma è perché è la tua vita che parla, la vita di uno salvato, di uno amato, perdonato, parla anche senza parole. Ma questo era lebbroso, non lo è più, si trascinava nella vita, era un morto che respirava, ora è uno vivo che non solo respira, ma canta, e benedice Dio, e loda Dio, perché quello che annuncia il Vangelo, la testimonianza autentica di cui ha bisogno questa generazione, fratelli carissimi, come diceva Paolo VI, non abbiamo bisogno di parole ma di testimoni, è la lode. In un mondo che bestemmia Dio, in un mondo che dubita di Dio e bestemmia Dio, la lode è la vera testimonianza, l'annuncio più autentico e più credibile del Vangelo. Questo uomo, la tua vita che loda, la tua vita salvata, la tua vita rigenerata, laddove ha mandato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, i tuoi membri incapaci di donarsi, la solitudine convertita in comunione. Questo, fratelli carissimi, è la lode a Dio, che sale come un sacrificio, il vero sacrificio, da presentare davanti ai fratelli, ai sacerdoti, nella comunità cristiana e poi nel mondo. A questo siamo chiamati, a scoprire che la volontà di Dio, questo lo voglio di Gesù, coincide con il tuo volere, con quello che tu desideri, con la tua volontà. Questo distrugge ogni moralismo, ogni legalismo, ogni sentimentalismo, ogni clericalismo. No, fratelli carissimi, c'è una gratuità profonda che ci aspetta, una vera gratuità. Noi abbiamo bisogno di una parola, abbiamo bisogno di un cammino di fede che ci faccia comprendere, scoprire questo.
che nel tuo cuore tu non desideri il peccato, che tuo figlio non desidera il peccato, desidera essere salvato, desidera essere guarito dalla lebbra profonda del proprio cuore, desidera amare liberamente, desidera camminare liberamente, desidera guardare le persone come con trasparenza, con semplicità, con umiltà, desidera donarsi. E questo è il tuo desiderio, e questa è la volontà di Dio. Lo voglio, sii guarito, lo voglio, te lo dice oggi, innescando in te il sentimento più profondo, il tuo desiderio più profondo, il tuo volere più profondo, che coincide con quello del Padre, quello seminato dal Padre quando ti ha creato, a sua immagine e somiglianza. Quando questo accade, e accade solo nella Chiesa, attraverso la parola, attraverso un cammino di fede serio, Cristo può dire, allora sì, lo voglio, ti voglio salvato, ti voglio guarito, ti voglio capace di amare, ti voglio capace di essere felice donandoti, ti voglio un'icona della lode nella tua vita. E questo è quello che compie. Allora, fratelli, coraggio, un po' di pazienza per camminare nella Chiesa e scoprire questa meraviglia, che la volontà di Dio coincide con la volontà profonda del tuo cuore. Per questo tu sai che Lui solo può compiere quello che vuole. Se tu lo vuoi, io lo voglio, Signore. Se tu lo vuoi, puoi. Io lo voglio. Che questo dialogo diventi il nostro dialogo ogni giorno, davanti alle nostre sofferenze, davanti alle nostre schiavitù e a quelle dei fratelli.